9:50 minuti, eccoci Carlo. Eccoci qui. Allora, entriamo prima la Lazio, in un minuto. Ecco Saha, alla Lazio per vincere. Ma si può fare? Beh, i regolamenti dicono di no. L'Odito dice di sì, adesso vedremo che succederà, perché... Però l'Odito dice che il regolamento dice di sì. Ma in realtà il regolamento dice che il giocatore non deve aver giocato, che invece Saha nel Sunderland ha giocato quest'anno, quindi... da vedere che cosa risponderà a questo punto la FIFA. Anche in caso di quell'expired contract, questa cosa qua ha parlato Lodito. Io ripeto, non siamo noi degli esperti. Lodito avrà sentito magari i suoi avvocati, avrà studiato la situazione, però... Allora, c'è Edmondo Pinna e Fabio Massimo Splendore, pagina 3 del Corriere dello Sport, che scrivono: una norma della FIFA dà il via libera al tesseramento. L'articolo è il numero 6, che recita: i calciatori possono essere tesserati esclusivamente durante uno dei due periodi annui di tesseramento stabiliti, va bene. In deroga a tale principio, un professionista il cui contratto sia giunto a scadenza prima del termine del periodo di tesseramento può essere tesserato al di fuori di tale periodo. Ed è questo il caso che interessa, perché il termine expired, appunto, si riferisce a Saha, che ha risolto il suo contratto il 30 gennaio col Sunderland. Avrebbe potuto farlo alle 18:59 del 31, l'avesse fatto alle 19:01 avrebbe dovuto aspettare il mercato estivo. Quindi no, se Lodito riesce a sfruttare questa norma regolamentare della FIFA e quindi è andato a prendere un giocatore comunque di livello importante come Saha, è stato sicuramente bravo. Sì. Se la FIFA glielo concederà e non ci saranno problemi, avrà fatto un'ottima operazione. Già presentato, quindi tutto fatto. Sì. Va bene, Roma, andiamo col servizio di Sky Sport 24. Poi bisogna vedere chiaramente, per quanto riguarda Saha, l'ambientamento, ecco, perché non è che pronti via. È chiaro che per una punta è molto più facile, perché se sei un centrocampista devi conoscere gli schemi tattici dell'allenatore, un difensore devi conoscere i movimenti, quello che il tecnico è da te, punta che magari deve giocare tra l'altro da sola nell'arco dell'intero attacco, come succede alla punta biancoceleste, è un po' più facilitata, perché la Roma segnò peraltro, lo ricordo, era Kaffenberg quando segnò col Fulham, e la Roma poi lo cercò proprio doppietta, sì, ci fece, sì, la se Roma non sbaglio. Lo cercò, infatti, sa. Non sbaglio, perché stavo là, sì, infatti è un buon giocatore sa. Non c'è dubbio, poi per sostituire Klose in questi due mesi va più che bene. Siamo d'accordo, e poi potrebbe anche farci coppia. Dico, per la Roma andiamo col servizio Sky Sport 24. Credo a Sonia un mangiante, sentiamo. Non conta il modulo, ma contano i calciatori. Con questa frase si prende la Roma Andreazzoli, allenatore versatile, lontano da ogni integralismo. Da 8 anni vive all'interno del centro sportivo di Trigoria, arrivato come braccio destro e tattico di Luciano Spalletti. Ed è curioso che domenica il suo esordio da allenatore della Roma avverrà proprio a Marassi, dove nel dicembre del 2005 nacque il 4-2-3-1 spallettiano. Erano infortunati Montella, Cassano e Nondà, e allora Totti, per la prima volta schierato centravanti, firmò il gol del pareggio e da lì la squadra volò verso il record delle 11 vittorie consecutive. Nella metamorfosi tattica che ora metterà in pratica Andreazzoli c'è l'ipotesi anche della difesa 3, ma la soluzione più probabile è proprio il 4-2-3-1 che il nuovo allenatore conosce come le sue tasche. In questo caso con Pjanic alla Pizarro accanto a De Rossi, con Lamele Osvaldo attaccanti esterni e Florenzi in cursore alla Perrotta dietro un centravanti di manovra come Totti. Il capitano, che nell'ultimo allenamento ha pienamente recuperato e ci sarà domenica a Marassi nello stesso stadio dove nel novembre del 2006 segnò di sinistro al volo il gol più spettacolare della sua carriera, una rete difficilissima da realizzare che meritò anche gli applausi dei tifosi della Samp. Da Roma per Sky Sport 24, Angelo Mangiante. Era Angelo Mangiante, e ieri anche intervista doppia poi sul sito della Roma, Carlo, sì, a Muzzi e Andreazzoli. Cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto? Ma non c'è qualcosa che non piaccia di Andreazzoli in queste sue dichiarazioni in cui si è preso la Roma in pratica in questi primi giorni, perché poi sembra, ripeto, sembra, è una persona onestissima, attentissima a quelli che sono gli equilibri all'interno dello spogliatoio. Mi auguro che non ci sia poi un eccesso in questi prossimi giorni di dannazio memoria nei confronti di Zema, perché qualcuno già ha preso dichiarazioni di Andreazzoli, quindi ecco, vedete, sta sconfessando tutto quanto quello che è andato invece dicendo il boemo in tutti questi mesi, il 4-3-3 eccetera, perché Andreazzoli dice non conta il modulo di gioco, contano i giocatori che lo interpretano, e il modulo deve essere funzionale ai giocatori che ci sono. Credo che sia la cosa in assoluto più intelligente da dire, perché deve essere così ovviamente. Però ripeterlo all'infinito può sembrare davvero nei prossimi giorni un'opera
anche un po' ingenerosa nei confronti di Zeman. Detto questo, lui che cosa fa? Fa un'operazione ovviamente di immagine nei confronti dei suoi giocatori, cioè gli dice state tranquilli, che ma loro lo sanno già perché lo conoscono perfettamente, che quello che conterà di più nella Roma sarà fare il risultato a prescindere dal modulo. Quindi sta dicendo potremo giocare a 3, potremo giocare a 4 dietro, potremo giocare a 4-2-3-1, potremo fare un sacco di cose. Io non credo tanto alla formazione che ha esposto Mangiante. Potrà essere 4-2-3-1, sì, ma con Pjanic e Basso accanto a questo De Rossi, tra l'altro, ieri nazionale abbastanza spento, gli abbiamo fatto anche un complimento definendolo così. E io credo che la Roma faticherà un po', perché poi gioca fuori casa, e quello è un modulo che puoi utilizzare in casa quando giochi contro Pescara. Allora, contro Pescara puoi anche mettere in campo De Rossi e Pjanic. Pjanic alla Pizzarro, però Pizzarro è uno che poi si deve entrare tra le gambe, è scivolato Il più ammonito della Serie A, e lo fa come Pjanic non lo fa, e quindi io vedo più De Rossi e Bradley in quella posizione, o De Rossi è un altro centrocampista, quindi De Rossi è qualcuno che possa interpretare quel ruolo, certo non Taxidis, tanto comunque sarebbe squalificato a Marassi. Per cui vedo più Pjanic nei tre alle spalle di una punta. Non credo tanto che quella punta centrale potrà essere Totti per tutta la stagione. Vabbè, poi tutti quanti si dà per scontato che ritornando al modulo spallettiano sarà Francesco Totti. Ma Francesco Totti lo faceva 7 anni fa quel lavoro. Proprio 7, no, un po' meno. Spalletti, diciamo 6. Però se... il discorso è che io vedo più Osvaldo in quella posizione di punta centrale. Io ci vedo destro, pensa. Se fosse disponibile anche, per certo, ovviamente. Però non vedo Francesco Totti in quella posizione, per cui staremo a vedere cosa si metterà Andrea Zoli. Sono molto curioso in effetti di vedere la Roma di Marassi. Hai detto Pjanic, complimenti a lui, ha fatto gol ed è giunto a 3 gol e 5 assist nelle ultime 7 partite. Complimenti anche a Onasi, il laziale, che con la Nigeria sta facendo molto bene. Poi ieri abbiamo visto anche Jung, l'esterno dell'Under 21 tedesca, che oggi è in prima pagina sul Corriere dello Sport. Jung chiama la Roma, se volete sono pronto, il giovane tedesco si è sono due prenotato. Anni che dovrebbe essere pronto, certo, che la Roma però non ci pensa mai a lui. Dilemma come il io filoso. Sono molto perplesso, lo dico perché l'ho visto qualche volta giocare con l'Eintracht Francoforte e credo che in Serie A o in Serie B ci siano giocatori anche migliori, ma naturalmente convinto. Ma anche lo stesso Santon che abbiamo visto ieri in nazionale, al di là dei tacchetti che ha sbagliato ieri e non riusciva a stare male. Sul ghiaccio, sì. Però ecco, manderei a prendere un Santon che è italiano tutta la vita. Quello che non vorrei è continuare in questi errori, perché di fatto sono errori. Hai il portiere olandese, hai l'esterno paraguayano, i due centrali che sono brasiliani. E tu insisti sempre su questa cosa, è vero, ci stai? No, io continuo ad insistere, perché adesso andiamo a prendere anche un tedesco e magari se ci scappa un francese. Così arriveranno alla 32esima giornata prima di riuscire a capirsi tutti e cinque in una lingua comune. Ma certo, poi se neanche magari si impegnano per provarci. Ecco, si vede il caso di Martin Stegelenburg, insomma, che non so se mia glielo dice in inglese ai compagni. Mine. Però per me è fondamentale. Questa è una cosa fondamentale. Non avrebbe senso, ho letto la Roma che sarebbe cercando il portiere Cassio del Corinthians, che ha vinto la Libertadores insieme a Castan. Non ha senso predisporre poi una difesa di 5 brasiliani che alla fine fanno un gruppo unico e poco gruppo con tutto il resto della ricominciamo, squadra. Ricominciamo. Gli stranieri devono essere funzionali a quello che è il progetto e va bene, ma devono essere perfettamente integrati, altrimenti o si fa come il Catania, che diventa una squadra italo-argentina, perché tanto 14 su 21 sono argentini, oppure bisogna stare attenti a quello che si mette dentro. Se no diventa controproducente. No, se no diventa una cosa, bisogna parlare all'Esperanto per parlare a Trigoria. E non ha davvero tempo. Che hai ritirato fuori l'esperanza. Guardate la Juventus, la difesa della Juve. Quanti stranieri ha la difesa della Juve? 0. È la squadra che è in testa alla classifica. È una squadra che la cui difesa parla soltanto italiano. Sì, in realtà proprio quasi tutta la squadra. Perché se vai a quasi vedere tutta la squadra, però chiaramente magari davanti c'è Vucinic, poi a centrocampo c'è Vidal. Sì, è arricchita con quelli giusti. Però con gli stranieri giusti. È assolutamente italiana. Tutta italiana, Pirlo Marchisio, Matri Giovinco, Quagliarella, insomma dappertutto. Ditemi voi che lingua parla il Barcellona. Addirittura neanche spagnolo, catalano. No, proprio. Anche perché hanno mandato via Ibra, hanno preso un altro in lingua spagnola, perché hanno preso il Nino Maravilla Sanchez. È sverdato. Il Real Madrid sta cercando Cavani. È vero che chiaramente se sono sudamericani, 4 quinti parlano spagnolo, perché poi il restante quinto sono i portoghesi. Il portoghese parlato in Brasile. Però è anche vero che ci vuole un'omogeneità nelle squadre. Non puoi creare una sorta di
così di comunità in cui convivano tante lingue, tanti giocatori completamente differenti. Cioè, non, il progetto Erasmus va bene per l'università, ma non per squadre di calcio. Stra d'accordo. Noi ci sentiamo domani, Carlo, con la prima ITS del venerdì. Un grande abbraccio. Un abbraccio, buon lavoro a Carlo Lazzotti, direttore di ITS. Rapidamente i saluti a Mirko Bonocore in cabina di regia, che rimane con voi, a voi senza i quali non saremo assolutamente nulla. Linea che va a Francesco Gesualdi, l'informazione di Radio ITS dalle 10 alle 12. Da Flavio Grasselli è tutto, noi ci sentiamo domattina per la rassegna stampa a partire dalle ore 7. Restate all'ascolto del 99.8 di Radio ITS, la radio della città di Roma. Ciao.